Vediamo come i registi del passato dirigevano le scene, cosa possiamo prendere e che cosa possiamo imparare da loro. La sequenza che prendiamo in esame oggi è estratta dal film A qualsiasi prezzo. Io sono Michelangelo e questo è In un batter d'occhi, il canale YouTube che promuove la cultura cinematografica attraverso un racconto più stimolante e interattivo. Ma perché va sbandierando affari che non la riguarda? Poi mi dica perché mi ha chiamato. Il professor Herbert è uno studioso di reperti custoditi all'interno del Vaticano, che decide di escogitare un piano per il furto del tesoro di San Pietro. Chiede aiuto a una banda di esperti rapinatori, di cui conosce il passato di ogni singola persona e quindi li minaccia. Lei è un artista nel suo campo, non c'è cassaforte al mondo che sappia resistere al suo fascino, per così dire. Vediamo insieme questa scena, che è interessante perché abbiamo 5 persone. Analizzandola al montaggio ho visto che è una regia scolastica, cioè perfetta. E questa è proprio la scena in cui il professor Herbert chiede aiuto a questa banda di rapinatori. Sta parlando con diversi attori, solo che a momenti si concentra con qualcuno di loro. E quindi è interessante anche vedere come ha composto le inquadrature. Il primo insegnamento che possiamo trarre è che se scegli di isolare ogni singolo personaggio in una discussione con tutti gli altri personaggi disposti a semicerchio, qualche raccordo di montaggio potrebbe risultare strano all'occhio, non sbagliato, però strano. C'è un punto esatto in cui c'è uno scavalcamento di campo in cui ti ritrovi il professore che sta parlando a sinistra e improvvisamente te lo trovi sulla destra. Questo è giustificato dal fatto che prima parla con la persona che si trova alla sua sinistra e poi con la persona che si trova alla sua destra. L'effetto che fa all'occhio però è un po' strano. Una soluzione alternativa è quella di passare nuovamente all'inquadratura totale, mostrando il professore che gira la testa verso l'altro interlocutore, ma non avresti rispettato la volontà del regista, che è quella di isolare gli altri personaggi che non partecipano alla conversazione. Tornando alla storia, la banda di rapinatori scoprirà che il professore è cieco. Signora Scott, la prego, assaggi uno di questi, li fanno le nostre suore. No, professore. Come? La signora è in piedi di fronte a lei. Alla sua destra è il signore Bruno. Vede che è stanco? Lei non fa questi errori di solito. Congratulazioni, signor Anderson. Ha imparato a muoversi senza fare il minimo rumore. Beh, ora lo sapete, forse è meglio. Sono cieco, completamente cieco. Ma è impossibile. Scoperto il fatto, la banda vuole abbandonare la missione, ma vi ricordo che il professore conosce tutto di loro, e quindi in qualche modo sono costretti. Non capisco di che stia parlando. Non lo capisce? Le dirò che mi riferivo al furto del vagone postale. Ma non ho nessuna intenzione di ricattarla, stia tranquillo. Il film offre molta suspense, soprattutto nella seconda parte, quando seguiamo i diversi membri della banda che si ritrovano in punti diversi. Ognuno svolge un preciso compito per far sì che il piano funzioni. Vediamo rapidamente qualche scena in cui il montaggio spicca. Bisogna andare, è tardi. Ma come malura? Non gira senza libretto, senza valenza. Ma come gli interessa? Ma come gli interessa? Ma gli interessa? Ma gli interessa? Invecchiato bene. Tra l'altro ho scoperto recentemente che Maurizio Costanzo ha scritto il soggetto e la sceneggiatura. Il ritmo del racconto è giusto, magari può risultare lento a tratti, ma è più dovuto al fatto che oggi i film vengono raccontati con più inquadrature, quindi magari per qualcuno può risultare lento, ma in realtà è giustissimo. Ah, ovviamente tranne i film candidati agli Oscar, quelli no, quelli sono lenti.